Ciao e bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Qualche settimana fa ho condiviso un video di cose che non compro più. Quello era un video molto generale di cose che non compro più. Oggi è un video beauty. In questo video ti mostrerò i 10 prodotti che compro sempre. 10 prodotti che compro da anni, tra l'altro, alcuni dei quali proprio da tanto tempo, tranne uno che è una new entry di questo brand, di questo prezzo, mai provato prima, sinceramente manco sapevo che lo facessero. Ne ho sempre utilizzato un altro, di un altro brand e di un altro prezzo, ma la prestazione di questo è sicuramente straordinaria. Ora ci arrivo un attimo soltanto, perché prima devo dire iscriviti al canale, attiva la campana, fai cose. E ora posso dirti qual è questo prodotto. Il prodotto in questione è questo di Essence. Questo è un gel cane. Ciao. Va bene, adesso si mette qui con me a dormicchiare. Ti dicevo, questo è un rimuovi cuticole. La boccetta è molto simile a una boccetta di smalto. La scocciatura di un prodotto in gel come questa, in una confezione come questa, è veramente una grande scocciatura, che praticamente a un certo punto non si riesce a prendere il prodotto che c'è al fondo, perché se vedi dove arriva il pennello, ok, poi è un po' uno sbattimento, però si può prendere. Io utilizzo un cotton fioc. A cosa serve un prodotto come questo? Si stende sulla cuticola, si lascia agire, qua c'è scritto 15 secondi, 15 secondi, 20 secondi, quel che è, dopodiché si rimuove. Nel rimuoverlo si rimuovono praticamente tutte le cuticole in eccesso. No, non è innovativo, no, non è miracoloso, niente di tutto questo. In commercio ce ne sono di tanti marchi, tanto che io stavo preparando un video su semipermanente, ho un carrello che non ho mai evaso come ordine, dove ci sono altri prodotti simili a questo. Ho deciso, non appena si potrà, di acquistarli e metterli a paragone, però posso dirti che invece che mettere le manine a mollo per togliere le cuticole, è decisamente consigliabile utilizzare un prodotto come questo. Prima di tutto perché è molto facile da utilizzare, secondo poi perché è più efficace che tenere le manine a mollo. Per me questo è nuovo. Allora direi tu, perché lo sto mettendo in questo video? Perché in realtà io utilizzo i prodotti in gel per rimuovere le cuticole da diversi anni. Avevo finito quello che avevo, ho visto per caso, ma veramente per caso, settimane fa, questo allo stand Essence, l'ho comprato e devo dire che questo, che ho pagato circa 2 euro, è decisamente superiore ad altri prodotti decisamente più costosi. La prima confezione del prodotto che ti sto per mostrare mi è stata omaggiata dall'azienda. Dalla seconda in poi ho cominciato a comprarla io. In ogni caso, l'azienda non mi manda più niente, qui senza avvertirmi, tra l'altro, ne abbiamo preso tutti atto. Ed è lui, olio micellare della Yves Rocher, alla camomilla. Io credo che sia o la terza o la quarta confezione che acquisto. Lo trovo wow! Perché è facile da utilizzare, scioglie il trucco, lascia la pelle molto idratata, a volte non uso neanche la crema perché proprio mi sento la pelle molto idratata. Costa poco, perché questa bottiglietta, se non sbaglio, costa 9 euro, è una bottiglietta, dura un sacco di tempo. Questo non ha niente a che vedere con l'olio di cocco sul viso, perché questo diventa un'emulsione. Diciamo che lui, quest'olio micellare di Yves Rocher, è un buon compromesso tra oli micellari decisamente più costosi e oli struccanti un po' meno costosi di lui. Lui è un buon compromesso, anche perché il suo prezzo lo puoi spalmare nel tempo, quindi 9 euro per 3-4 mesi, ma anche 6. Parliamo di capelli, te li faccio vedere in combo perché, per quanto mi riguarda, come combinazione sono perfetti. Tra l'altro si trovano al supermercato, sono low cost, perché no? Lui, una delle tante bottiglie che ho in casa, shampoo e balsamo capelli normali Dimension by Lux. Allora, d'estate che faccio lo shampoo un po' più spesso, perché diciamo d'inverno allenandomi capita che non faccia lo shampoo per svariati motivi che tu puoi capire, posso fare lo shampoo tutti i giorni. D'estate, ragazzi, io sudo come non mai e quindi faccio lo shampoo molto spesso. Mi capita d'estate utilizzare solo questo, non aggiungere nient'altro.
altro. Non è minimamente paragonabile ad altri tipi di shampoo trattamento che si possono comprare online o dal parrucchiere, che hanno delle fasce di prezzo decisamente diverse, insomma. Con quello che costa una bottiglia di shampoo di altri brand ce ne vengono 12, 30 di queste, io lo so. Avendo provato altri prodotti più costosi, obiettivamente quelli sono migliori come prodotti, però nella fascia low cost, per quanto mi riguarda, lui è il migliore. In combinazione con quest'altro, ciao L'Oreal, sto per parlare per la millesima volta del Rapid Reviver. Io non so a quanti tubi sono arrivata, io non lo so. Guarda, io ricordo ancora la prima volta che l'ho utilizzato. È stato a luglio 2019, qualche ora prima di prendere un volo per Roma. Io dovevo partire a ora di pranzo, subito dopo pranzo, era quello, perché mi ricordo di essere arrivata a Roma nel primo pomeriggio. L'indomani ho fatto un video con Luigi, che è un video girato in collaborazione per Imetec, che poi è andato online qualche giorno dopo averlo registrato. Ricordo benissimo che durante la registrazione di quel video, con quel caldo atroce, la piastra, il phon, zero aria condizionata, io sentivo il profumo di questo prodotto. E a un certo punto Luigi mi ha detto: hai i capelli morbidissimi, ma cosa hai utilizzato? Io ho detto: guarda, ho utilizzato per la prima volta un prodotto dell'Elvive. Da allora non l'ho mai più abbandonato. Quando lo becco, perché non sempre lo becco, questo qui con la confezione oro, compro sempre almeno due confezioni, costa 2 euro, 2,50 euro. Ne ho parlato in un video condiviso venerdì. Le strisciette depilatorie, le mie preferite sono queste, Licia strisce depilatorie Perfect Touch. Le compro dal 2009-2010. Ho provato altre strisce, ma alla fine mi sono convinta che loro siano le uniche e sole per me. Fantastiche, costano poco, fanno il loro dovere, evviva le strisce Licia! Parliamo di make up. Ci sono 3 prodotti che acquisto da anni. Uno, ho iniziato ad acquistarlo più o meno nel 2010-2011, continuo ad acquistarlo, tanto che in tanti dei video dei prodotti finiti sbuca lui ogni tanto, così, o nei video dei back to MAC sbuca lui, che è questo, che è il Prep and Prime Highlighter Bright Forecast, che è una di quelle cose, come si chiama quel prodotto, io lo nomino da anni. Lui è un correttore illuminante, di quelli che giri piripicchio qua sopra e viene fuori il correttore. Per quanto mi riguarda è unico e solo, ho perso il conto di quanti ne ho comprati, utilizzati fino all'ultima goccia e riportati in negozio per avere un rossetto gratis, perché io, ridendo e scherzando, credo di averne presi già o 3 o 4 rossetti gratis, non sempre mi sono ripresa quando ho fatto il back to MAC. Lo stendo, non lo sfumo immediatamente, lo lascio tirare, ma anche un quarto d'ora, dopodiché picchietto con le dita, sta fermo lì tutto il giorno, lo devo struccare. Mi dicono dalla regia che sia uno dei prodotti preferiti di Barbara D'Urso, non so se sia vero, ma ha detto un truccatore di Barbara D'Urso. Altro prodotto MAC, questa è la terza che acquisto, Mineralize Skin Finish Dark Golden, quasi idratante come polvere. La prima l'ho comprata qualche anno fa, ogni volta che la finisco la ricompro perché mi piace, la utilizzo tutti i giorni, mi piace da paura. Mineralize Skin Finish di MAC. Allora, mi capita spesso di ricevere richieste tipo: consigliami un correttore. In realtà nei miei video io di correttori ne faccio vedere tantissimi, già che abbiamo questo piccolo problema con le occhiaie, è una cosa impercettibile. Dai uno sguardo ai miei get ready, perché ad ogni get io cambio correttore, lo faccio di proposito per fare vedere un po' come si comportano i correttori. Ci ho anche fatto un video sui correttori, sì, quel video che è stato un video richiestissimo,
ma meglio yet. Fai partire il yet e fermati al punto proprio del correttore, il resto puoi anche skipparlo e chiuderlo il video. Guarda proprio lì, perché io lì lo applico. Nel video dei correttori era un po' un casino fare 35 applicazioni, ecco. Sicuramente il correttore migliore che io abbia mai provato è quello di MAC che ti ho mostrato prima. Ma ce n'è uno che è la terza volta che compro. Il primo l'ho acquistato una vita fa. A me dura un po' di più perché non è un prodotto con il quale si deve abbondare, però è una di quelle cose che io tendenzialmente almeno 3 volte alla settimana tocco per utilizzarlo, ovviamente. È il Double Wear Concealer di Estée Lauder. Questo correttore è ad altissima coprenza ed è luminosissimo. Non è un correttore che va bene se vuoi stratificare, quello assolutamente no. Quello va un po' meglio, quello di MAC di cui ti ho parlato prima, ma anche lì ha una coprenza talmente tanto buona da non avere bisogno di stratificare. Questo correttore è uno dei correttori migliori che io abbia mai provato e non lo penso solo io. Però attenzione, non bisogna assolutamente abbondare. Per mia esperienza, questo correttore va bene da novembre a marzo. Già da aprile, appena l'aria diventa mite, non va più bene. Quindi è un correttore che io utilizzo in inverno quando ho il colorito proprio nell'inverno. Non spreco tante parole, te lo faccio vedere, punto e basta. Lo compro da boh, però lo continuo a comprare ed è l'unico per me. Sei unico. Da anni faccio da sola a casa la manicure. Mi è capitato di concedermela al centro estetico, a dire il vero, però poi riprendo a farmela da sola a casa per svariati motivi. Primo fra tutti, ho una ricrescita talmente tanto veloce che farla sempre al centro estetico sarebbe un bel impegno economico. Questa è la premessa per dire che non posso fare a meno delle lime. Queste sono delle lime 100-180. Dici tu, che cos'è il 100-180? C'è una scheda informativa da qualche parte, o qui, non so. Sai che non lo so se a destra o a sinistra. Comunque, ti si apre la scheda informativa, lì spiego che cosa significa 100-180 e quanto è importante saper acquistare la lima. Ora, apro e chiudo immediatamente una parentesi. Sono tentatissima di fare un video anche di 3 minuti e metterlo online su come rimuovere il semipermanente in modo da non scafazzarsi le unghie, perché sto vedendo delle cose di gente che le condivide anche soprattutto su Instagram, che veramente, ragazze, c'è chi si sta rovinando le unghie e se le rovina pure male lo condivide anche. Mi sa che faccio solo quello con la rimozione, brevissimo, così ce lo rimuoviamo tranquillamente senza scassarci le unghie, e poi quando sarà il momento metto il video semipermanente fatto veramente con tutti i puntini sulle i. Ma io sto vedendo cose che veramente io non lo so, cioè alla fine non lo so, io non sono una che punta il dito contro gli altri o critica quello che fanno altri, però secondo me prima di condividere certe cose bisognerebbe pensarci, perché qua stiamo parlando di gente che ha limato talmente tanto da avere proprio staccato pezzi di unghie, ma non la lunetta bianca a altezza carne, cioè lo dici anche, non lo so. Comunque, cioè, se mi gira faccio un video sulla rimozione, punto e basta, ecco. Ecco, magari in questo video della rimozione ti faccio vedere come utilizzare la lima e limare solo il top utilizzando una lima 100-180. La parte 100, che è quella un po' più ruvida, possiamo utilizzarla per levare e limare leggermente il top. Dici tu, perché limare il top? Perché il top, dipende quanto è poroso, ha la capacità di far penetrare più o meno solvente. E vabbè. Questi sono i miei 10, mi piacerebbe sapere quali sono i tuoi 10, ai quali proprio da anni non riesci a dire no, vabbè, prendo solo te perché so che tu con me funzioni. Spero averti tenuto compagnia, ci vediamo dopo domani con un nuovo video. Ciao!